Un appuntamento particolarissimo, quello dal 4 al 16 settembre, bike beach to beach, tre giorni in bike da costa a costa, tutto ideato dal percorso, insomma, a tutti i dettagli di questa particolarissima iniziativa da Stefano Rossi. Allora, raccontaci un po' come è nata l'idea e di cosa si tratta. Sì, ecco, la bike beach to beach praticamente trasforma la mia passione sui pedali, quella che viene dal fuoristrada, quindi la base è sempre la solita, siamo in mezzo alla natura, si traversa l'Italia nel senso della latitudine, si va da Rimini a Marina di Grosseto e chiaramente tutto in fuoristrada, attraversando percorsi inediti perché vengono dalla mia esperienza di sia di gare che di fuoristrada, fatti sia in macchina che nelle passeggiate piacevoli in bicicletta, riunite insieme in un percorso di tre tappe che spero facciano divertire i ciclisti. Da un mare all'altro. Da un mare all'altro, sì, l'Adriatico si presta alla partenza perché almeno c'è una parte pianeggiante che farà la Val Marecchia, che lì c'è una ciclabile stupenda che attraversa il fiume Marecchia e raggiunge poi, dopo varie strade che poi scoprirete chi verrà a partecipare, fino al passo di Via Maggio e andremo all'Alpe della Luna per raggiungere Sansepolcro, che sarà la prima tappa. E anche lì ci sarà un qualcosa di particolare perché viene riambientato una sorta di bivacco in cui tutti possono dormire con i propri mezzi che verranno portati dall'organizzazione, quindi non si devono portare in bicicletta tenda, sacca a pelo o un bagaglio voluminoso, lo portiamo noi per loro per rendergli la pedalata ancora più agevole e però potersi rifocillare la sera, una doccia calda, dormire e si riparte la mattina successiva. In questo cammino ha trovato Gianni Bulgarelli che diciamo ti sta aiutando, ti ha aiutato nel realizzare questo evento. Sì, diciamo noi ci siamo incontrati diciamo tra amici, un'esperienza, una passione per la bicicletta più che altro, sia la strada che su mountain bike. Ho chiesto qualche consiglio, qualche opinione, ci siamo incontrati, abbiamo iniziato a vedere location dove girare qualche pezzo per far vedere a chi vuol partecipare di cosa stiamo parlando. Diciamo mi ha fatto innamorare di queste idee, ovvero passare tre giorni tra amici, pedalare insieme tutto il giorno, vedere tutto il nostro territorio, dal nostro Appennino, alle nostre valli, alle nostre colline, pedalare in amicizia più che altro. Lo scopo è questo e la bellezza è questa proprio dell'iniziativa. Assolutamente non è una cosa competitiva, però allo stesso tempo è un percorso abbastanza impegnativo. Si parla di tre tappe da circa 120 km il giorno in mountain bike, quindi ci vogliono persone che abbiano un po' di dimestichezza con la bici, abbiamo altimetrie abbastanza importanti, sto ai 1500-1600 metri di dislivello tutti i giorni e anche dei tratti, sì, alcuni abbastanza diciamo affrontabili, quindi si parla anche sempre di strade bianche ma abbastanza diciamo pedalabili, altri percorsi un pochino più impegnativi, sia in salita che in discesa, abbiamo qualche guado, qualche single track per gli appassionati, qualcosa che un pochino vivacizzi un po', ecco, le giornate, però ecco, affrontabile da tutti e per divertirsi tutti insieme sostanzialmente.